prova, sin dalla storia, delle reazioni, perché manco i romani ci hanno cancellato. Quindi, di volta in volta, nel Risorgimento, sappiamo bene che è partito da qua con la Giovane Italia, il buon Mazzini, tutto quello. A Genova è un posto particolare. E non a caso questa canzone, Memorandum, vuole un attimino sottolineare un contesto storico in cui stiamo vivendo, e senza voler parteggiare per nessuno, mi sono sentito di raccontare queste cose che dicono così. Alza la testa, attento alla classe, che frughe ti frega anche nella tua casa. Alza la testa, attento alla classe, che frughe ti frega anche nella tua casa. Alza la testa, attento alla casta, che frughe ti frega nella tua tasca. Il sondo dell'Europa sembra già sfavorito, evasori tesorieri in un bel sito fiorito. Maruccio Zamperti, Papa Luzzi, Pedastro, milioni di euro sono nati in zona. Poche tasse dall'Europa hanno sentenziato, miracolo economico che fai a Demi, altri voti fai a Demi, sono le colline, confermando che passano in città e rovine. Alza la testa, dentro la casca, che frughe ti frega anche nella tua tasca. Guarda che presa, sembra una cosca, giunto il momento di una tasca. Alza la testa, dentro la casca, che frughe ti frega anche nella tua tasca. Guarda che presa, sembra una cosca, giunto il momento. Dare quelli che sono i contatti per non perdere di vista questo signore che si chiama Paolo Traversa, e che questa sera, oltre che esibirsi qui in via San Bernardo nell'ambito di questa Mura edizione zero, mi piace. Ti piace essere il protagonista, sì, qua dalla gelateria artigianale del Carrugio numero uno, perché bisogna dirlo. E dovete venire qua anche a gustare. Io pensa, ancora prima che tu arrivassi qua l'estate, durante l'estate, il gelato al dattero ce l'ho ancora qua, nel palato, guarda, il profumo del gelato al dattero. Invece la nostra cameraman è molto fan dello zenzero, quindi gusti un po' strani, quelli che vanno al di là, il classico gelato, creme di cioccolata, molto banale. Vabbè, questa era una stupidata, giusto per fare un piccolo intermezzo. Ricordate che Paolo Traversa è su Facebook, è su YouTube, quindi non perdetelo d'occhio perché ha delle cose interessanti da dire. E ora lo ascoltiamo ancora, chiaramente. Ci proviamo. Tempo voglia. Ma sì, sì, dai. Avremo una canzone sul sole. A proposito, c'è l'eclissi solare. Qui l'uomo parlava soltanto, la terra era piatta e i suoi mani segnavano la fine del mondo. Nel cielo vedevo volare stormi, cieli già pronti a vibrare, e da te già si consuma l'amore possibile a raccontare. La luna rimase ferita da questo suo dire sincero, e facendo notare che era davvero improbabile, non c'era spazio, non c'era te, e un amore possibile. Ma quando le stelle di te rimasero zitta, l'amore possibile comunque da non accettare, quel sole di luce e verì, così cominciò a quel disco di te, ora voleva ormai solo oscurarsi, la luna d'argento si consuma in un cielo pieno d'amore, voleva sparire e morire contro te di un proprio dolore. Yeah.
passeri sono molto obiettivi. Per la strada conosciuto un pasticcere, sulle piedi ha preso una mano, ma poi intende che un piede da scopo. Quelli che non risponde non so tanto per ballare. E arrivati che hai preso la gelateria, senza esperto di mi porto le biglietterie. Ma ogni questo popolo ore di un lavoro, si mette in piedi sul balcone, comincia a danzare. Poi abbiamo niente poco di meno che Claudio Gambaro, RGB. Vai. Allora, Paolo Traversa ha voluto cominciare questa esibizione nell'ambito dell'edizione Zero di Mura, che è una cosa meravigliosa, devo dire, ce ne vorrebbero tutti i giorni. E ha voluto iniziare proprio con Canzone Disperata, che è il pezzo che dà il titolo al suo lavoro, al suo disco, al suo CD. È un CD che deve essere scoperto, che deve essere... Bisogna andare a fondo, perché in questo disco, caro Paolo, tu non hai soltanto fatto le ballate, le favole e tutto quello che ricalca un po' la canzone d'autore italiana, ma io ti ho sentito anche alle prese con una prova di hard rock pazzesco in un quarto o quinto brano, credo, il pezzo che anticipa Goldrake. Parlami un attimo di quel pezzo lì, lo so che non lo puoi riprodurre stasera per ragioni tecniche, però raccontami un attimo come è nato il pezzo violento del disco. Sì, in effetti Fighting è semplicemente, come tutto il resto delle altre canzoni, una parte della mia vita. Ho fatto box francese, sono fatto per 15 anni abbondanti e dovendo interrompere per forza maggiore, famiglia, figlia, come altra, l'ho traslato in musica. E l'unico pezzo qua che è stato un po' forte, un po' serio, che sono riuscito, come dire, a produrre, perché in realtà ce ne sono altri, ma questo era il primo che il buon arrangiatore ha detto, questo è lì, va. Questo per dirvi che a RGB comunque mandiamo il pezzo di Paolo, e non soltanto quello, abbiamo anche sentito quelli che sono forse i tuoi ricordi, i tuoi sogni legati al famoso Goldrake, il primo robot giapponese che è arrivato in Italia nel 78, credo 79. Sì, siamo agli albori quando eravamo pivelli, nel ricordo di tutti quanti questo robottone gigante che combatteva un po' per il bene contro il male, tematiche che tutto sommato sono sempre attuali, già all'epoca, ha segnato direi tante persone, me compreso. Ha segnato un po' tutti. Allora, comunque, poche parole, tanta musica, Paolo Traversa continua, io magari ogni tanto vengo a romperti le scatole, anche per capire i segreti di questo suo CD che, ripeto, dovete comunque conoscere. Paolo Traversa. Eccoci, è il nostro viaggio su Genova e Genovesi. Il secondo pezzo è dedicato al basilico, che ritengo sia la pianta più rappresentativa, se non addirittura il simbolo della Liguria. E ovviamente non poteva che essere in genovese. Come gran specialità, che tra sega e vino, facciamo un bacetto, in Italia è il tuo, come acciamo in un sole, in Europa te la torre, come una pianta da un mentre gli altri in via, ma mi fai un monumento, il tuo piatto va a servire, con un seggio spiegato, e dagli assi di spazio, a me dice chi riuscì, sembra a me che lo scumetti, ma non è proprio così, cosa deve dirci? Alla base la ricetta per un pesto asiatico, un pile formaggio e sale, un senso di sbagliare, un testere in tutta, tutta grassa e nessuna, un frullato come c'è genetico, senza massima inflazione. E quando ti presenti un bello piatto in trenette, ah, un pesto, fino a pezzo delle cruci, un genese felice con te, senza ci vado con te. Non sapeva l'Andrea d'oro, ma guarda che sei romano. Come un festo che niente la fa, se mi vedo ti dispiace. Ma tu vuoi prima ci vedi, perché poi è più di te. Ma un festo di tutto questo chiaro, che c'è un solo per te. Ha scoperto Elisabetta, che ha travaggio la regina.
senti un basso, un peste patà. Ho fatto la scoprire, è un sinato per le gol, una guscia per comprare. Chiuse per il mio amico, e ne ha un po' di questo mio padre, la 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 la